Bambino scomparso. L'urgente appello ai cittadini. La comunità di Santa Maria di Licodia, nella città metropolitana di Catania, vive momenti di grande ansia per la scomparsa di Mohamed Hussein Khalifa, un bambino di soli 10 anni, di origine tunisina, sparito nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 marzo. Il piccolo, descritto come alto circa 1,45 metri e di peso intorno ai 50 kg, è stato visto per l'ultima volta indossando un pigiama nero di marca Nike Adidas. Il sindaco di Santa Maria di Licodia, Giovanni Buttò, ha espresso la sua preoccupazione e ha lanciato un appello accorato alla cittadinanza affinché chiunque abbia informazioni utili si faccia avanti, anche in forma anonima, per contribuire al ritrovamento del bambino. L'appello si estende oltre la comunità locale, raggiungendo anche i paesi limitrofi, in un tentativo di mobilitare il maggior numero di persone possibile nella ricerca. I carabinieri della compagnia di Paternò, che stanno coordinando le operazioni di ricerca, hanno diffuso una foto del bambino per facilitare il suo riconoscimento. Nonostante gli sforzi e le ricerche condotte finora, il piccolo Mohamed non è stato ancora ritrovato. La situazione ha generato una mobilitazione sui social media, con numerosi appelli da parte dei cittadini e delle istituzioni per sensibilizzare l'opinione pubblica e ampliare il raggio delle ricerche. La scomparsa di Mohamed Hussein Khalifa rappresenta un momento di forte tensione per la comunità di Santa Maria di Licodia e un promemoria della vulnerabilità dei più piccoli. L'invito a collaborare con le forze dell'ordine, rafforzando l'apparato investigativo e contribuendo con qualsiasi informazione possa essere di aiuto, è un gesto di solidarietà fondamentale in queste ore critiche. La comunità, unita dallo stesso senso di urgenza, spera in un esito positivo e nel ritorno sicuro del bambino alla sua famiglia. La solidarietà manifestata finora è un chiaro segno dell'impegno collettivo nei confronti della sicurezza dei minori e dell'importanza della cooperazione civica in situazioni di emergenza. Cosa ne pensate? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.